Con Sturniolo e Alessandro Vigna che sono rispettivamente il presidente e un consigliere di eh, Equipe Technique, Fran, Fran, France Classic. Io esatto. ho sempre paura di sbagliare, allora è meglio che lo dica tu questo ma al di là eh, del nome importante, Equipe France Classic, la cosa importantissima è il risultato, il risultato di questa serie di giornate, di questo campionato europeo portato da Aquila d'Arroscia che mi pare abbia soddisfatto davvero tutti Sì, sì, sicuramente, guarda, siamo veramente contenti, eh, questo è stato un evento che ha riunito tutti i piloti d'Italia, d'Europa, sotto un'unica bandiera e, e sotto un'unica grande passione che ha fatto rivivere questo paese, Aquila d'Arroscia che abbiamo visto eh, materialmente dare un contributo importante, quindi dall'amministrazione dall comunale a, ai cittadini di Aquila Rocha sono venuti a darci una mano ma in maniera proprio eh, vistosa, ecco, nei percorsi di gara, nell'accoglienza ai piloti, quindi è stato fantastico. Eh, la gara di per sé è stata spettacolare, prove magnifiche che hanno messo a dura prova a tutti i team, quindi hanno dato veramente il massimo, sia i piloti che i navigatori e le macchine, hanno resistito alla grande e quindi questo, il regalo più bello è proprio questo, la riuscita dell'evento, tutti sono contenti. Eh. La manifestazione è riuscita nel migliore dei modi e quello che ha veramente trionfato è la sportività, l'amicizia e una sana, una sana competizione. È un gran lavoro perché avete fatto veramente qualcosa di spettacolare in questo territorio. Ma è chiaro, con le gare di questo livello non puoi lasciare niente al caso, quindi le gare devono essere preparate con tantissimo anticipo, la tracciatura dei percorsi prevede una grossa esperienza perché comunque come abbiamo visto in questi tre giorni la sicurezza è stata la base di tutta l'operazione, quindi la cattiveria delle macchine si scarica in maniera importante, però il, la sicurezza è quello che deve prevalere. C'è una cosa che mi è piaciuta però. Lo voglio dire, che sentivo man mano che finivano le prove via radio, penso i responsabili i vostri dell'organizzazione che chiamavano le varie postazioni e dicevano hai tolto tutto, avete ripulito, cioè il concetto proprio già immediatamente dopo la prova di rilasciare la, il territorio come si è trovato. Guardate, in adesso siamo appena arrivati, eh, in qualunque momento chiunque può andare a vedere dove eravamo e al di là del tracciato chiaramente segnato dalle vetture non c'è una bottiglietta d'acqua, non c'è un pezzo di fettuccia, non c'è una... Cicca di sigarette. Quindi il fuoristrada in questo modo comunque aggrega persone che, nonostante tutto, hanno a cuore il territorio. Quindi il fuoristrada è, un, è una risorsa per certi versi. Senza contare che anche l'assessore ci diceva che eh, grazie a voi il fatto di aver pulito i Ri, visto che avete avuto l'alluvione subito dopo la preparazione dei tracciati, eh, è, è andata bene, forse ha, ha evitato il peggio? Sicuramente ha salvaguardato, probabilmente ha salvaguardato il paese, perché nella pulizia dei terreni ci siamo impegnati anche per dare una giusta pulizia ai rio perché erano intasati da piante, da alberi eh, distrutti che bloccavano praticamente il flusso dell'acqua quindi sicuramente abbiamo dato un contributo alla sicurezza del paese. Eh. E adesso bisogna pensare al prossimo anno, non finisce qui. Ormai Aquila si è abituata e abituata bene. Eh? Sì, sicuramente Aquila sarà un riferimento per l'equipe France, France Classique. E come avevamo detto già precedentemente, stiamo lavorando, eh, ci siamo quasi riusciti per un gemellaggio con un paese francese dell'entroterra. E a Aquila Rocha avremo diversi appuntamenti l'anno prossimo, sia per quanto riguarda delle competizioni, sia per quanto riguarda dei raduni turistici. Dove praticamente verrà, eh, ci sarà uno scambio culturale tra Francia e Italia nel particolare Aquila da Rocha, dove potremmo eh, far conoscere ai paesi francesi, ai turisti francesi che verranno a trovarci eh, le caratteristiche, le cose belle di questo paese, la gente, il mangiare, il paesaggio che è veramente fantastico e inviterei tutti quanti a venire ad Aquila da Rocha, perché è un paese veramente magnifico che va riscoperto ed è per questo chiederei un aiuto anche alle istituzioni che aiutino questo paese che è veramente un paese meritevole un paese che ha tanta voglia di dare e gente così non, non la vedevo veramente da tanto tempo tempo così felice di darti una mano, ci sentiamo come in famiglia, come ospiti di una, di una, di una famiglia. Quindi... E noi speriamo che le istituzioni aiutino tutto questo territorio perché purtroppo oggi qui facciamo festa ed è il simbolo della voglia di rinascere, di guardare avanti, ma ci sono persone, ahimè, che hanno le lacrime agli occhi perché hanno perso la casa, perché hanno situazioni disastrose e disperate, quindi eh, davvero un aiuto per tutto il territorio, un'attenzione per tutta questa meravigliosa gente della Vallarroscia. Ed eccoci con il sindaco di Aquila da Rocia, Tullio Cà, per questo evento che io ho definito un po' l'evento come la voglia di rinascere della Valla Rocha, questa sfida anche agli eventi, quelli naturali, con manifestazioni di festa, di gioia che tra l'altro penso si ripeteranno, sindaco. Sì, io penso questa è stata la nostra sfida che abbiamo fatto con Santi. che... Il responsabile del club francese che forse avete già avuto l'incontro abbiamo provato io penso che sia andato non bene benissimo sia arrivato sia a macchine portoghesi che spagnole, poi l'avete già visto è stata una bellissima manifestazione per il paese perché il paese qua da noi sapete bene di noi sta morendo non c'è più niente noi a novembre siamo riusciti qua a portare quasi eh, 2000 persone a vedere la manifestazione in tre giorni una cosa bellissima abbiamo riempito tutti e tre gli alberghi abbiamo riempito Break and break fino a Ortovero, perciò io penso che sarà contenta sia la popolazione che, che il Paese di questa, di questa iniziativa. Secondo me è un'iniziativa molto importante per Aquila perché essendo Aquila un paese piccolo con poca entrata con questo, speriamo che la facciamo conoscere, la facciamo valorizzare e portiamo gente a visitare il nostro territorio, che è la cosa principale per il nostro paese. E allora avanti così, ci rivedremo sicuramente l'anno prossimo ma magari anche prima Sindaco. Speriamo anche prima, vi ringrazio voi, per, voi, per il vostro interessamento che siete sempre puntuali e presenti sulle nostre manifestazioni piccole però importanti per questo Paese. È una cosa importante perché è l'unica manifestazione che abbiamo in Italia a carattere europeo e l'abbiamo fatta a anche da Rocia. Secondo me è un segno molto importante per le nostre valli. Speriamo di vederci ancora un altro anno. Ecco Filippo appena rientrato devi ancora andare all'autolavaggio, sì, mi pare capire. In effetti lo conciava un po' male, sì. Come è andata? Molto molto bene, prove stupende, macchina fantastica, navigatore, si è fatto un mazzo tanto, però. Hai corso per sti boschi? Eh? Sì. Molto impegnativa, però molto bello molto bello ma senti ho visto che quando sei arrivato hai fatto parlare il motore più che altro sì perché ogni tanto insomma ho paura mi si piombiano le candele sicché ogni tanto bisogna tenerlo su e di solito quando sono in gara vado sempre piano ad agio proprio per non sforzarlo troppo e quando rientro infatti devo aumentare un po' i giri del motore ok gli dai un'accelerata pure ora? No, a ah, certo. voglia vale. a voglia grazie grazie a tutti Stefano e Ettore sono dal Juenda Garage, padre e figlio accomunati dalla stessa passione per questi mezzi incredibili, ma dove si compra un mezzo così? Ma mezzi così se ne comprano, in Italia ci sono un mucchio di officine specializzate e poi la maggior parte di quelli molto performanti arrivano dall'estero. Poi ci sono appassionati come noi che, che sono dieci anni che lavoriamo per costruire una macchina, come ci prendono in giro recuperata da pezzi da demolitore, in realtà non è così, ci sono dei pezzi che si comprano in aziende specializzate e altri pezzi invece che recuperandoli dai vari demolitori li metti insieme e poi saldi ore e ore di lavoro notturno, di passione, di, di serate passate insieme padre e figlio quindi ci divertiamo anche a Beh, stare una insieme, cosa bellissima e, e poi si va in campo gara e ci si gioca per due o tre giorni tutto quello che si è fatto durante le nottate e le serate insieme insomma c'è anche la soddisfazione di eh, guidare un qualcosa che è nato dalle vostre mani Certamente, certamente, poi uno appunto la prova prima in campo gara, poi capisce quali modifiche ci sono ancora da fare, torna a casa, è un lavoro comunque costante, continuo, che porta via tanto sì, tempo. Sempre con le chiavi inglesi in mano. Certamente. <ride> flessibile, flessibile saldatore. Flessibile saltatrice. Saltatrice. E A casa porta via tanto tempo, ci si fanno sacrifici, però è sempre bellissimo. Poi essere con il proprio, proprio padre appunto insieme eh, si ritrova un, un altro legame. Gambe della famiglia, che in tante altre occasioni magari viene a mancare, invece, qua eh, magari. In prova ci si becca un pochino perché perché tra pilota e navigatore è sempre così. Ma come fate? Vi Alternate o c'è no, chi è? Di solito guida lui e io navigo perché essendo un po' più giovane riesco a correre un po' meglio. <ride> Capito? No. Tra virata eh? eh, c'è un po' dura. Fa... Eh, ho visto, bisogna i navigatori. Io ero abituato ai rally che seduto dalle note, no, no. qua che devi camminare davanti no, alla macchina. Il navigatore deve essere un maratoneta perché devi veramente un uomo dei boschi. Maratoneta la macchina conta il 20%. Poi poi il 30 al pilota e forse il resto lo fa il navigatore. Il navigatore ti dice dove mettere le ruote, ti dice cosa fare. Forse forse in questo sport il navigatore è quello che conta un decimo in più, insomma. Devi avere anche l'occhio per indicargli la strada perché lui non vede in pratica dove sta mettendo le ruote. Ecco, un errore del navigatore può incidere molto di più sulla gara rispetto a un errore del pilota. Errore, il pilota può sbagliare forse un pochino di più senza creare grossi danni. Un errore anche minimo del navigatore fa tantissima differenza. E, però c'è anche da dire che anche fare il pilota non è facile perché abbiamo fatto gare nel fango con tanto freddo ed era capitato che a lui perdesse la um, sensibilità nelle gambe. Per... Appunto a rimanere a bagno nelle gambe tanto tempo. E poi anche i cappottamenti, che da noi sono sempre dietro l'angolo, sai, stare cappottato sotto sopra un po' di tempo ti va un po' sangue al cervello. Quindi è capitato qualche cambio improvviso in prova gara proprio per, per riuscire a riposare un po' uno, un po' l'altro, per riuscire. Insomma, il navigatore riprende fiato, il pilota si muove un pochino riprende la sensibilità è tutto, e tutto, e poi ci si ricambia se fosse. Complimenti, che vi devo dire, avanti così. Questa, questa gara è stata veramente organizzata bene, i percorsi sono perfetti, ecco, questo è importante, veramente, è un bel territorio. Sicuri, sicuri perché non si è fatto male a nessuno e comunque una difficoltà da, da gara internazionale di estremo, quindi diciamo che i percorsi sono ok. Tutto ha funzionato bene. Quindi ci rivediamo l'anno prossimo. Ci rivediamo l'anno prossimo, sì sì sì. Noi siamo appoggiati da Energy, che è un produttore di italiano, forse l'unico produttore di pezzi veramente italiani, e che hanno, sono antistallonamento interno dentro le ruote, e quindi sicuramente andiamo in giro per farlo promuovere come, come prodotto. Franck e José sono del Fernandez Team, arrivano dalla Francia, ma un po' di idea De U arrive. Allora... Dove è arrivate? On vient de Mougins en France, c'est pas très loin, c'est dans le 06. 06, donc le département Nizza Alpi Marittime. Mougins, non arrivano da lontano, ma mais voluto essere voulu qui présents Aquila. Vous avez voulu venir ici pour cette championnat européenne. Et alors, comment est allée cette compétition Comment est andata cette compétition Alors, la course nous a beaucoup plu, les zones sont très belles, bien tracées. Le... Le sono molto belle, ben tracciate, un paesaggio meraviglioso. Tutto è stato bien per noi, non abbiamo avuto trop di casse, siamo contenti, abbiamo passato un très, très bon weekend. È andato tutto bene, non abbiamo eh, problemi anche al mezzo, è andato veramente tutto molto bene. Tra l'altro sono eh, figlio e padre, giusto, quindi se c'è una cosa in famiglia. È una cosa in famiglia, eh? Le famille, ça, ça, fait, ça fait un petit moment, on s'entend bien, non abbiamo problemi, non ci dispute pas, pas come ça. Parce que moi je suis le plus vieux et puis lui respecte le plus vieux, donc... Ah, ecco, il dit, non c'est tant de litigants parce que je suis le plus vieux, lui doit respecter le plus vieux. C'est ça, c'est exactement ça. Sinon voilà, sinon ça fait déjà un petit moment qu'on roule ensemble, on s'entend bien, voilà, on a... C'è bene, non l'ha pasto È eh, andato tutto bene, appunto, eh, eh, da parecchio che siete insieme, è più che un tempo. Chi vous, vous allez eh, eh, ça fait ça fait rosse, è petit, faire.? Sa fai longtemps, sai longtemps che siamo insieme. Depuis qu'il è piccolo, l'ho toujours amenato con me a fare du 4 4 e maintenant il ha preso la malattia, e voilà, il continua. <laughs> <laughs> ecco, dice da quando è piccolo che me lo porto dietro, e poi si è ammalato anche lui, e quindi e continuiamo insieme questa avventura. Beh, complimenti, complimenti davvero. E... All'anno prossimo! All'anno prossimo! Non sûr, eh? All prossimo. All prossimo. Sicuramente! Approfittiamo dell'amico Fulvio, dell'organizzazione, qui per eh, far parlare anche questo quest equipaggio che arriva dall'Inghilterra. Sono inglesi loro? Sono il pilota, che è lui, Derda Rocha, è portoghese, e il navigatore, Jim Marsden, che è inglese. Ecco Britannico. ecco, Britannico, altri campioni che si sono sfidati a questo europeo, allora eh, chiediamogli un po' è andata e soprattutto se gli è piaciuto questo campionato qui alla quilla Ok. He asked if you didn't you get enjoyed from the stages, from the race and for this championship. Yeah, we like a lot. The stages are amazing. Uh, the people, the environment, buono uh, very good, very good. Dice che gli è piaciuto molto, che le, le prove erano molto belle e soprattutto le persone, l'organizzazione sono state magnifici. Le persone, soprattutto. Sì, abbiamo avuto un grande tempo, è la mia prima volta a great time. It's my first time racing extreme in uh, Italia e è stato brillante. Le stagioni sono fantastiche, le persone sono molto amichevole. È really uh, yeah, stato fantastico, abbiamo avuto un prima earlier today, ma tutti vengono insieme, ci aiutano. È stato molto divertente, sono molto felice alla festa. Diceva che è stata la sua prima volta di una gara in Italia, che le prove sono state molto belle, che le persone sono state fantastiche, gli hanno dato tutti una mano, questa mattina hanno rotto la macchina, con l'aiuto delle persone qua e dei team sono riusciti a riparare e comunque a completare le prove, sono estremamente contenti. Quindi insomma l'organizzazione ha trovato sponda anche negli abitanti di Aquila, è stato proprio tutto un incontro di, di, di volontari entusiasti, mi pare di capire. Exactly. Absolutely. He said that, he said that um, all the organization and, and the staff had uh, a great hand from the citizen of Aquila. Uh, all of people that live here helps uh, us and helps you to to get and to enjoy the the race. We feel that. We feel that. Yeah. Yeah. We it's feel great it. to be here. Yeah. It really is so nice to be here, and the weather's nice as well. So really good. The, weather, the guys from the hotel are amazing. Perfect. Dicono che sì, esatto, il tempo per fortuna è stato buono e tutte le persone del, del posto l'hanno hanno aiutati, le persone dell'albergo sono state fantastiche. Ci rivediamo il prossimo anno. Sì, un qui. Dice che l'anno prossimo sicuramente saranno, saranno qua se ci saranno più prove da, da percorrere. Perfetto, eh, bisogna tagliare ancora di più, bisogna ancora fare più tracciati. Esattamente, questo è stato il primo anno, abbiamo cominciato quasi da zero, ora non si può fare altro che migliorare. Questo è il nostro primo anno, iniziamo da zero e possiamo solo migliorare di questa gara. L'evento è davvero straordinario, ci sono tante cose da migliorare e pensiamo che sarà un grande evento. Dice che l'evento è stato molto bello, e molto divertente e che sicuramente l'anno prossimo potrà andare meglio. Un appunto, eh, Elder e Jim sono due persone conosciute a livello internazionale, in tutto il mondo. E questo non è un appunto, è una sottolineatura importante perché vuol dire avere qui ad Aquila della Ruoscia due grandi, grandi campioni. E grazie per essere venuti, vi aspettiamo ancora ovviamente. I said you are uh, a couple of uh, person who has an international development. Uh, you are known all around uh, the world of uh, off road all around uh, the world. Yes, <laughs> it's, it's a real, real, pleasure to have you uh, to have you there for, those, uh, you. for our race. Thank you, thank you very much, and see you soon. Grazie mille, thank you, thank you, thank you. Grazie. Let it go for you and make a wish First thing she wakes up, pours herself a cup Before she's out the door, she stops to blow it up Sometimes she carries a hat, sometimes she carries a note People point at her and say, there she goes Consigliere Piana, lei arriva dalle zone colpite, dall'alluvione, questo è un territorio particolare, per fortuna qui a Aquila d'Arroscia non c'è stato il disastro che c'è stato nel resto della valle e questa festa è un po' il simbolo di una valle che comunque vuole risorgere, che non si arrende, non si vuole fermare. Esatto, ma hai detto bene, è il simbolo di un territorio fragile che però sa reagire tramite i propri amministratori assessori, sindaci e anche consiglieri che sono un pochettino l'emblema di questo territorio, sono gli eroi silenziosi che per gran parte dell'anno non fanno sentire la loro voce ma quando succedono determinate cose sono i primi a mettersi in gioco insieme a tutti gli altri volontari. Credo che questa manifestazione qua rappresenti quanto il nostro introterra così bello e spettacolare voglia farsi conoscere anche durante quei periodi dell'anno diciamo così destagionati. Nel senso che... tra l'altro mi è stato detto qui dalla gente del paese che per fare queste gare hanno dovuto preparare i percorsi e preparare i percorsi ha significato anche pulire diversi rii e questo probabilmente ha contribuito perché poi l'alluvione è arrivata dopo, eh, dopo la preparazione dei percorsi e questo probabilmente ha contribuito a mitigare il danno in questa zona sicuramente ma sicuramente sì, ogni volta che si fanno opere di pulizia lungo gli alvei, lungo le cunetto, lungo i canali di scolo, comunque si diminuisce un pericolo e si aumenta una sicurezza. I preparativi so perché io ho seguito sono stato invitato anche alla conferenza stampa di presentazione di questo importante kermesse e sono cominciati circa due mesi fa e credo che siano eh, importanti avvenimenti di questo tipo perché intanto fanno conoscere il nostro introterra anche in eh, periodi dell'anno che altrimenti sarebbero, eh, eh, non sarebbero praticabili. Dopodiché eh, permettono anche alle strutture ricettive di poter contare su, su un nutrito numero. Di visitatori, eh, tra organizzatori, partecipanti, parenti dei partecipanti, ma anche curiosi che vengono da tutta Europa per vedere eh, gare di questo tipo che sono importanti e quindi permettono anche a chi opera sul nostro territorio di mh, fare anche delle economie. Bruno Cappello è l'assessore del comune di Aquila da Roscia e Aquila appunto ha voluto dare questo segno di festa, di voler risorgere, di dire che la Valla Roscia non è morta, noi vogliamo vivere e vogliamo andare avanti. Questo mi sembra un messaggio importante in questi momenti. Veramente, questa sembra la strada giusta per avere una, una risonanza sul, non solo a livello locale, a livello di regione, ma oltre in quanto sono... Hanno partecipato a questa manifestazione eh, cinque stati, diciamo, l'Inghilterra, il Portogallo, la Francia e nonché l'Italia. Si spera un tutto, campionato europeo un di, campionato di, grande di grande livello. Europeo, veramente. Bisogna questo dare un grazie agli organizzatori, tutti che hanno saputo preparare, predisporre la gara in un modo veramente eccezionale. E Tra l'altro la pulizia dei RI che serviva per la gara vi, vi è servita per perché è arrivata l'alluvione, è arrivata dopo che avevate terminato questi, questi interventi. Ha giovato sicuramente a non peggiorare la situazione, in quanto i RI c'erano eh, degli alberi. Eh, che sono stati rimossi e eh, diciamo, altri impedimenti gravi che avrebbero potuto ostacolare il deflusso delle acque e eh, fare dei danni ulteriori rispetto, anche se questa zona fortunatamente non è stata eh, così flagellata come altre, però insomma questo ha favorito sicuramente, ha impedito quantomeno eh, cause peggiori. Mmm. Uh -huh. della race for tech che è una ditta specializzata anche perché altro che specializzati io roba così in giro non l'ho mai vista cioè, solo voi la fate quasi no, non solo noi però noi stiamo cercando di offrire un prodotto che sia performante a un prezzo adeguato e per agevolare la modifica dell'assetto del proprio fuoristrada a tutti i clienti sì, perché qui tanti se lo costruiscono in casa in fuoristrada eh, esatto esatto proprio così e cerchiamo di dare anche la consulenza per trovare la soluzione migliore per riuscire a fare un assetto performante senza sbattersi in calcoli. E, e... è un'assistenza sicuramente importante, ma scusa, mi spieghi un attimo perché sto guardando queste, queste cose. Guardate, ma cioè, un portachiavi non lo è. <ride> a che servono queste cose qua? Allora, non è un portachiavi. Infatti, questi sono degli Uniball che si usano. Per collegare il, i punti delle, delle jeep al telaio. Con queste. Ehm, questo è un po' più grosso. Questo è un po' più grosso e è tutto ricavato dal pieno in acciaio, un molibdeno, e con queste bocche distanziali permette un'oscillazione molto ampia. Ecco perché vediamo quindi questi pneumatici. Queste, che. e le ruote che si spostano particolarmente, sono eh, fattibili solo montando delle modifiche degli, degli Uniball di questo tipo. Ma sono cose quindi ricavate quasi a livello artigianale, penso che il costo non deve essere neanche proprio risicato risicato, insomma impegnativo anche come sì, lavoro sì, per farlo. Sì, infatti, perché sono tutti questo modello è ricavato dal pieno, poi abbiamo degli altri stampati che comunque sia sono sempre prodotti di notevole qualità. Che devono garantire anche una robustezza è, non indifferente. E infatti lo vediamo perché abbiamo già diverse macchine che corrono con questi nostri prodotti da almeno dieci anni. E dopodiché ci è venuta questa idea di espandere oltre agli uniball anche tutto quello che serve per costruire l'assetto sulle. Questo esempio che cos'è questo questa... blocco una... di ferro? Questo è un blocco di ferro, questa è una simulazione dove noi abbiamo messo un tubo che è praticamente il diametro del ponte posteriore dove noi abbiamo la possibilità di mettere gli attacchi già preparati. Con inclinazione 0, 30 gradi a 45 gradi a seconda del tipo di assetto che il cliente vuole costruire. quindi e questi è, sono gli attacchi: questo sarebbe questo il particolare pezzo. che viene saldato, appoggiato e saldato, dopodiché si attacca il puntone che va. È un bel aiuto tenare. per chi si costruisce una macchina con le mani sue, voglio dire, questo è già un qualcosa di pronto, credo e... che possa essere più che utile. Esatto, anche perché l'alternativa è quella di prendersi dei pezzi di lamiera, tagliarli. Col flessibile, col trapano, e però alla fine il lavoro non viene così anche gradevole dalla, per sotto l'aspetto estetico. Complimenti, buon lavoro, buon proseguimento, ma possiamo dirlo anche buon divertimento. Secondo eh certo, me, certo, perché oggi siamo qui solo come espositori, ma dalla prossima gara saremo anche noi con la nostra macchina ufficiale nel campionato. Allora vi rivediamo l'anno prossimo che con quella d'Arroscia? Speriamo proprio di sì, assolutamente. Ciao a tutti.

Qui abbiamo Andrea, Stefano e Alan, sono il presidente della, della squadra, del gruppo, giusto? Cinghiali del Santerno team. Cinghiali del Santerno team, eh beh, belli robustetti, eh. Molto, molto normali. Io lo posso dire, quindi volete oh. offesa, lo dico io, va che, bene club di vegani, sì, ci credono tutti eh, sicuro eh, allora invece il navigatore e Stefano il pilota giusto? E vedo che qua avete anche una bella squadra, un bel team La squadra del CDS che senza di loro non riusciamo a fare un niente e come vedete dopo le gare insomma c'è anche modo di rifocillarsi prima, anche dopo, anche durante noi non, non ci perdiamo per quello. Ma Insomma una squadra di amici Andrea, prima di tutto il divertimento una, solo... Famiglia, solo... una famiglia, una famiglia, una famiglia, unici, unici, veramente unici. Vi piace questa zona, cosa ne dite? Meravigliosa, bellissima, merita tanto. Purtroppo abbiamo avuto un po' di problemi sì. co sì. con il fango cattivo da altre parti, voi avete trovato il fango buono però. Eh? Sì. Fango buono, rocce bagnate, oh, bello bello, qui è proprio bello. Bei colori, bella gente, bei posti. <ride> E, e sentiamo, ma è lui quello che ha sgroppinato, però, eh? Com È comandato, andato, eh? Sì, sì, tutto a posto. Sei il vero cinghiale della squadra alla fine, il ah. più magro, ma il più. Eh? Sono quello che gli piace correre forte davanti. <ride> Se lui è il cinghiale, io sono il. Coso, il, 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 il come si chiama? Il cacciatore, <ride> gli sporiamo un po' tutti qui. <ride> Comunque, insomma, vi <Mi> siete divertiti? Sì, sì, sì. Molto, molto, molto. Quindi. Presidente, ci rivediamo l'anno prossimo, manca a dirlo. Siamo sì, pronti? Beh, noi siamo già pronti. Sì. Abbiamo già la salsiccia su. <ride> Perfetto. <ride> Grazie. Il CDS team non è cinghiali del santerno team, è cardio devastati subito. Ah!